Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene, che state scorrendo una splendida giornata. In questo video voglio parlarvi di un calciatore che nelle ultime ore è diciamo entrato, sembra essere entrato nei radar di molte squadre di Serie A, quantomeno tre. E stiamo parlando di Per Schuurs, difensore centrale classe 1999 dell'Ajax. Prima però di andare alla questione, quindi di parlare appunto del calciatore e di vedere un pochino quali sono dalle squadre, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui news del canale. Passate inoltre a trovarmi su Telegram, nel mio gruppo ovviamente, dove si parla di calcio a 360 gradi, senza colonne di maglia e di bandiera. E mi raccomando, date sempre un occhio alla playlist presentazione calciatori, perché troverete molte altre presentazioni oltre quella che sto realizzando ora di Per Schuurs. Ma veniamo a noi, difensore centrale classe 1999 di 191 cm dell'Ajax, contratto fino al 30 giugno 2025, che è un giocatore appunto dotato da un grandissimo fisico. Molto ricorda Ligt, ma già da quando erano comunque, quando erano entrambi all'Ajax nel settore giovanile, si assomigliavano veramente tanto. Dei giocatori che comunque si sono presi per mano, tra virgolette, hanno fatto quasi una staffetta, in primis perché comunque si somigliano molto a livello fisico, 189 cm contro di Ligt contro i 191 cm di Schuurs, ma di contro hanno comunque delle differenze. De Ligt è più un difensore, cioè ha più una fisicità robusta, presente sul campo, rognosa, mentre Schuurs, nonostante abbia quei 2 cm in più, ha comunque una muscolatura comunque più affusolata, ha una buona muscolatura certo, però è un giocatore meno presente, meno vigoroso, meno uno contro uno, meno impattante. Di contro però Schuurs è più pulito negli interventi di De Ligt, veramente il giovine Per è veramente bravo, abile nei contrasti bassi. Quindi negli interventi magari in scivolata, sempre molto pulito, queste gambe lunghe, una buona corsa devo dire, diciamo abbastanza veloce anche per il tipo di struttura fisica che ha. Però si sa fare valere sul campo, un giocatore che ha giocato anche, seppur veramente tanto raramente, da mediano, ha veramente un buon piede e gli piace spesso, diciamo così, partire comunque, non dico partire palla al piede, ecco, De Ligt è più un difensore da uscita, mentre Schuurs è più un difensore di impostazione, uno che gli piace impostare da dietro. Ha un bel piede, una bella precisione di lancio, una lancia lunga gittata, un bel collo, piede intendo, veramente un giocatore interessante, che comunque è cresciuto appunto nell'Ajax calcisticamente, ma non nel settore giovanile. E qui voglio ancora intersecarmi col discorso di Ligt. De Ligt, come sappiamo, è nato calcisticamente proprio all'Ajax. Voi pensate che Per Schuurs è cresciuto nel Fortuna Sittard e nella stagione 2016-2017, non so se quando aveva 17 anni, era già titolare. Nella stessa stagione De Ligt invece si affacciava all'Ajax. Poi che succede? Nel 17-18 viene preso dall'Ajax, o meglio nel gennaio, se non erro, 2018 viene preso dall'Ajax e viene lasciato in prestito al Fortuna Sittard. Tornato dal fine prestito all'Ajax, comincia appunto la cavalcata della prima squadra dei Lancieri, nella prima stagione un po' alternandosi con la squadra B, con la Young Ajax. La cosa però che mi sono sempre un po' chiesto, e fondamentalmente pochi potranno dissipare questo dubbio, è perché non ha fatto lo stesso percorso di De Ligt, quindi perché non è diventato una colonna portante dell'Ajax nella stagione 21-22. 30 presenze in tutte le competizioni, 22 nelle divisie, quindi non proprio un titolarissimo. Probabilmente
perché comunque era è un giocatore che, ripeto, è meno impattante a livello visivo rispetto a De Ligt. E comunque bisogna sempre anche pensare che non aveva proprio i polli in difesa, perché comunque recentemente l'Ajax ha ceduto Martinez per 55 milioni al Manchester United, quindi davanti non aveva proprio i giocatori scarsi, mentre un De Ligt, appunto, conoscendolo magari di più dal settore giovanile, l'hanno potuto seguire maggiormente, quindi ha avuto meno difficoltà, diciamo così, in questa scalata. Ora passiamo a un po' vedere quali sono le squadre interessate: Bologna, Torino e Fiorentina. Allora, è un giocatore che è valutato sui 10 milioni di euro, la più interessata sembra il Bologna, che però apre soltanto un prestito con diritto di riscatto. 10 milioni non sono pochi, ma di contro non sono neanche tanti per un 23enne a novembre col suo palmarès. Può giocare sia 3 che 4, o meglio, sia da braccetto di destra o di sinistra in difesa 3, che come centrale di destra o di sinistra in difesa 4. Gioco forza alla Fiorentina potrebbe essere la maggiore opzione, perché è più adatto, cioè è più forgiato a giocare a 4, quindi di contro. Però scusate la voce, ma veramente vengo da giorni allucinanti, lo sentirete anche. Però io lo vedrei molto bene in squadre come Torino, come il Torino, come il Bologna, soprattutto anche per gli allenatori. Non che Italiano non sia un buon allenatore, anzi io amo Italiano, ma avere un Juric o un Mihajlovic che ti insegna movimenti difensivi, letture difensive, comunque uno è un centrocampista difensivo, l'altro un difensore centrale, secondo me potrebbero essere un quid in più per Preciurs. Nel Torino potrebbe tranquillamente essere il titolare rispetto a Gigi, quel braccetto di destra. Potrebbe fare anche il centrale, ha belle letture difensive, ottimi tempi difensivi. Quindi anche al Torino potrebbe fare il centrale puro. Al Bologna potrebbe sostituire Medella al centro, potrebbe fare uno dei braccetti. Alla Fiorentina, gioco forza, potrebbe giocare al posto di chiunque. Magari anche come sostituto eventuale di Milenkovic. 10 milioni di euro non sono tanti per un giocatore così, ovviamente. C'è da fare un business plan e c'è da concordare un pochino tutti i piani economici. Si sa com'è il calcio moderno, ma per uno come Preciurs, io l'investimento tranquillamente lo farei. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se conoscete il giocatore. In tal caso, se il video vi è piaciuto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passatemi a trovare su Telegram e date un'occhiata alla playlist presentazione dei calciatori. Mi scuso ancora per l'assenza di ieri, sono state giornate veramente devastanti, lo sentirete anche dalla voce. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.